Italy deve andare in tutto il mondo, sono 194 nazioni del mondo, dobbiamo andare dovunque. E quindi è giusto che andiamo anche e soprattutto dove c'è più bisogno. Adesso ultimamente stiamo completando i paesi ricchi. Il 3 di novembre apriamo a Los Angeles, poi apriremo Toronto e poi a Vegas e poi a Parigi. E quindi questi sono i quattro obiettivi del prossimo anno. In mezzo però c'è Fico, che è la cosa più importante. Quindi apriamo in Italia, l'Italia più grande del mondo, si chiamerà Italy World Fico. E poi andremo anche nel Golfo Persico, andremo dovunque negli anni, nei prossimi 20-30 anni andremo in tutto il mondo. Il merito non è nostro, il merito è della cucina italiana, che è la più richiesta al mondo. Bene, abbiamo cercato di innovare, siamo stati i primi al mondo a integrare mercato, ristorazione, didattica. Adesso innoviamo ulteriormente introducendo anche l'agricoltura e la trasformazione dentro Fico e innoviamo tutti i giorni domandandoci sempre dove sbagliamo, dove sono i nostri errori. Il modo per innovare migliore è riconoscere dove sbagli e quindi ogni giorno cerchiamo di innovare. E non innoviamo le cose strategiche, cioè il nostro formato, che è un formato unico e strategico, ma tutti i giorni innoviamo con intuizioni tattiche nuove. Questo è il vero motivo per cui noi esportiamo metà della Francia, meno della Germania, meno dei Paesi Bassi. Esportiamo di meno perché non abbiamo catene nostre. L'unica che abbiamo è Italy, che anche figa, tutto quello che vuoi, però voglio dire, copre una nicchia. Sarebbe necessario, ma mi risulta che stanno cominciando a pensarci, che anche le nostre catene normali, che sono molto brave e che in Italia si confrontano molto bene con i francesi, siano capaci di andare nel mondo e di vendere il cibo italiano, anche industriale, ma che è ottimo in tutto il mondo. È il più accogliente. Trump non c'entra niente con gli americani, Trump è un grande errore che hanno compiuto ma di cui tra 3 anni si sbarazzeranno, una follia. Capita che anche il popolo più democratico e più avanti nel mondo compia errori gravi come questo, ma non c'entra niente. L'America è l'America, l'America è fatta da un popolo che accoglie, un popolo aperto al mondo. E resta per noi il nostro mercato principale, ne abbiamo già 2 a New York, siamo a Boston, siamo a Chicago, adesso apriamo Los Angeles, viva l'America, che è il luogo migliore del mondo per raccontare e fare un business di grande qualità.